Gianni Colacione, 20 gennaio del 2012, stiamo in prima giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Roma, a Torre Argentina. E siamo in compagnia di Luca Bove, appunto membro del Comitato di Radicali Italiani, che non mi sembra che ancora abbia fatto un intervento. Luca Bove è un compagno appunto che sta nella provincia di Caserta, praticamente agisce fra i radicali, appunto una zona abbastanza calda. Intanto io volevo chiedere così preliminarmente come gli sembrava questo comitato, questo primo assaggio, essendo il primo giorno, il primo comitato post congresso. Mi sembra anche come partecipazione, come tenore. Come partecipazione mi sembra abbastanza massiccia, infatti credo siano presenti tutti i 60 componenti del comitato. Un giudizio politico penso che bisogna aspettare ancora almeno la giornata di domani, dove ci saranno gli interventi di tutti i compagni, soprattutto magari anche di Marco Pannella, di Emma Bonino, quindi a livello politico forse bisogna ancora aspettare. Tu farai un intervento? Sì, farò un intervento spiegando un po', illustrando le nostre iniziative dell'Associazione Legalità e Trasparenza di Caserta. Ricordo sempre che a Caserta poi esiste anche la cellula Coscioni, che è già in simbiosi praticamente, ogni iniziativa la facciamo insieme. Ci sono varie iniziative in cantiere, di cui una sull'ambiente, dove vorremmo lanciare una petizione di carattere provinciale sull'istituzione dei registri dei malati tumorali, uno strumento che serve a monitorare appunto l'inquinamento dell'ambiente e l'impatto di questo sulla salute dei cittadini, quindi uno strumento essenziale, un territorio come quello della provincia di Caserta, che è sicuramente uno dei territori più inquinati d'Europa, e manca questo strumento come manca in tutte le province della regione Campania, anche se in realtà sulla carta esiste la provincia di Salerno e in alcuni comuni a nord di Napoli. In realtà questi registri non sono mai stati attuati e negli anni passati il governo della regione Campania, che allora era guidato da Bassolino, stanziò dei fondi per allargare il registro dei malati tumorali della provincia di Napoli, nei comuni non coperti, e anche quello di Caserta. Purtroppo da quando sono stati stanziati quei fondi, oltre a non partire quello di Caserta, sono fermati anche quelli già inesistenti, e quindi faremo un dibattito di carattere ambientale, ma anche di come la partitocrazia non ha voluto che l'ambiente a Caserta fosse tutelato e anzi ha sfruttato a discapito dei cittadini, e per appunto lanciare questa petizione di carattere provinciale per istituire il registro dei malati tumorali. Spero che sia un tema, sicuramente è un tema che avrà molto consenso, speriamo di non incartarci su problemi burocratici e quindi di un scaricabarile fra provincia di Caserta, dicendo che non è di competenza della provincia di Caserta, che in questo settore deve entrare l'ASL, e l'ASL come sappiamo è di competenza regionale, però è sicuramente un segnale politico se il presidente della provincia di Caserta, che attualmente è Zinzi, che è anche un deputato dell'UDC, prende una posizione in senso positivo a questa nostra iniziativa, sicuramente ha un valore molto concreto. E poi vabbè, ci sono anche tanti altri problemi legati a questo tema, perché proporre questo strumento? La provincia di Caserta, come ho detto prima, è uno dei territori più inquinati. A inquinare questo territorio ci sono vari fattori, fra cui i rifiuti, è quello più conosciuto, ma ci sono anche altri problemi, tipo il cementifici che sono molti nella provincia di Caserta. Il più famoso è quello di Caltagirone. La Cementir è un cementificio che esiste ai confini del comune di Mandaloni e Caserta, che da ormai dal 75 non sta facendo altro che sfruttare i monti di Fatini per estrarre cemento, e paradossalmente ha chiesto anche l'ampliamento dei suoi lavori, e quindi invece di bonificare l'area già sfruttata chiede ancora di continuare il lavoro e rovinare e sventrare quei monti, cosa che assolutamente non è possibile in quel territorio, che è sottoposto a vari vincoli ambientali. Ebbene, la politica non interviene e deve intervenire, è compito della politica intervenire e fermare questo scempio che avviene tuttora. E in questo tema abbiamo presentato anche, ovviamente hanno presentato Perduca, Marco Perduca e Elisabetta Zapparuti al Senato dei
un'interrogazione parlamentare per non permettere l'ampliamento della Cemetir, e nella stessa interrogazione chiedevano anche l'istituzione del registro dei malati tumorali. Non abbiamo avuto risposta e noi continuiamo su questo fronte. Ascolta Luca, mi ispiro a un articolo scritto dal compagno Marco Marchese e che è stato inviato a tutti quanti i componenti del comitato sulle mafie, criminalità e corruzione, perché appunto Marco in questo articolo abbastanza complesso, è un documento veramente articolato in tutte le sue parti, prende in esame appunto delle possibili soluzioni al, diciamo, lotta alle mafie e soprattutto al peso della corruzione sulla pubblica amministrazione, e appunto uno di questi, diciamo, di queste soluzioni che propone appunto la pubblicità, la trasparenza, l'anagrafe pubblica di aziende che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, degli amministratori, degli capitolati d'appalto e così via. Ecco, mi ricordo che tu con appunto la tua associazione avevate delle iniziative su questo, ce le puoi aggiornare? Questa iniziativa la sta portando avanti soprattutto il tesoriere della nostra associazione Elio De Rosa, in sintonia con altri compagni come Domenico Coletizia, la stessa segretaria della nostra associazione Olga Corse. Ebbene, più di un anno fa noi siamo riusciti a far approvare l'anagrafe pubblica degli eletti al Comune di Caserta. Ci è voluto molto tempo affinché questa anagrafe pubblica degli eletti venisse proprio applicata in vero senso. Cosa che non è avvenuta neanche ora, perché secondo il Comune di Caserta anagrafe pubblica degli eletti significa semplicemente pubblicare i nomi dei vari consiglieri comunali, vari assessori, e con un riferimento di entrata e quindi del loro stipendio, che è anche relativo, che non ci sono prove, nessuno di loro ha presentato un 730 che dimostri il reale guadagno di questi signori. Non c'è la presenza delle varie commissioni, non c'è nessun dato relativo ai loro voti in commissione all'interno del consiglio comunale, e quindi non è un'anagrafe pubblica degli eletti. Nel documento che tu hai prima citato si parlava appunto anche di partecipazioni esterne. Ebbene, ciò non viene assolutamente pubblicato al Comune di Caserta. Comune di Caserta è che a volte assistiamo a delle cose davvero assurde, tipo in questi giorni Caserta è piena di rifiuti perché il Comune ha dichiarato il dissesto economico e quindi non ha più i fondi per pagare appunto l'azienda che era preposta a raccogliere i rifiuti della città di Caserta. Su questo tema non hai fonti, però poi per organizzare varie iniziative di carattere culturale, magari per fare venire artisti anche di spessore artistico molto importanti, i fonti magicamente si trovano. Ebbene, chi è che finanzia questi eventi? Una cosa che chiediamo al sindaco Pio De Gaudio di Caserta, appunto, che ci risponda in questo senso, cioè si trovano i soldi per iniziative culturali, cosa anche importante per carità, però ci sono delle esigenze al Comune di Caserta che non vengono assolutamente rispettate per appunto mancanza di fonti. Una cosa, ovviamente il Comune qui non ha competenza, però in questi giorni si è parlato appunto di questo condono dei manifesti abusivi. E ricordando la campagna elettorale che abbiamo sostenuto lo scorso maggio, abbiamo realizzato parecchi video che denunciavano appunto l'affissione selvaggia dei manifesti abusivi del Comune di Caserta, dove non veniva rispettata la più minima regola elementare. Ebbene, quei soldi potevano essere anche usati per arricchire le casse comunali, come mi sembra che ha ricordato anche questo Mario Stadini che si potrebbe fare. Purtroppo ancora questa volta assistiamo a un accordo dei vari partiti che salvano il tutto pagando, mi sembra, 1000 euro per provincia, e quindi ovviamente questi soldi non serviranno assolutamente a nulla, e quindi i vari comuni staranno, come Comune di Caserta, come tanti altri comuni, ancora in dissesto economico, e le casse saranno ancora più povere. Luca, riesci in qualche minuto a darci qualche idea di come il territorio vive e ha vissuto questa vicenda Cosentino, che ha tanto, diciamo, afflitti i radicali questo voto contro la carcerazione di Cosentino? Assolutamente, come ogni compagno radicale, magari ancora una volta abbiamo assistito a una valanga di insulti che abbiamo dovuto subire. Questa valanga di insulti è frutto sicuramente di disinformazione, perché in realtà alla Camera si è votato non se Cosentino fosse un camorrista oppure no, se era innocente o colpevole, ma se esistessero i presupposti appunto per inquinare le prove.
se c'erano anche la possibilità di fuga di Cosentino. E se c'erano le carte, come ha ricordato Maurizio Turco, paradossalmente questa volta sono più di 1000 pagine, mentre per altri casi si aggiravano intorno alle 30, e dove gran parte di queste pagine, che riguarda il caso Cosentino, riguarda il contesto di illegalità in cui era costretto a agire Cosentino, e che stesso lui ha detto che si è comportato secondo le regole che esistevano in quel contesto. Quindi magari Cosentino è camorrista, sicuramente, non lo so, però non si trattava di quel voto, quindi secondo me Turco ha fatto assolutamente bene a votare per noi in commissione e poi anche in Parlamento. Sicuramente noi a Caserta siamo stati tartassati da insulti, se potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook, addirittura qualcuno ci accusava di essere pagati dalla camorra. Dopo una campagna elettorale a Caserta dove abbiamo denunciato ogni tipo di illegalità, essere accusato di camorrista fa un certo effetto, diciamo, e abbiamo deciso di far pubblicare un nostro comunicato stampa, che in realtà non facevamo altro che ricordare ciò che Turco già aveva detto in varie interviste, e che Cosentino magari sicuramente ha avuto dei contatti con la camorra, ma in un territorio malato come il nostro, come quello di Caserta, questo è inevitabile. Magari anche noi durante la campagna elettorale siamo stati avvicinati da degli attacchini che ci proponevano di affiggere loro i nostri manifesti, noi ci siamo rifiutati, però il contatto c'è stato, noi siamo dei camorristi, assolutamente no. E poi comunque, anche se esiste la camorra, magari esiste anche nel PDL, esiste anche in un partito a Caserta come l'IDV, che a livello nazionale è il partito più giustizialista e magari anche quello che si dichiara più puro, ma in provincia di Caserta molti esponenti di questo partito fanno altro, cose molto peggio di Cosentino e di tanti altri. Poi ricordiamo, come hanno ricordato tanti altri esponenti radicali molto più autorevoli di me, che comunque in Campania fino a pochi mesi fa governava il centro-sinistra, centro-sinistra che derivava addirittura dal PC come Bassolino. Certo, Bassolino anche a livello ambientale ha fatto molto di negativo nella provincia di Caserta. Io penso che sia arrivato il caso di aprire anche un capitolo della peste italiana, caso Campania, che sia un'urgenza nostra, ma anche proprio del paese, dell'Italia, dove tutti i compagni radicali spero ci riusciremo per metterci d'accordo e denunciare tutti i casi in cui la partitocrazia in Campania si mescola con la camorra a discapito dei cittadini casertani, campani e napoletani. Ringraziamo Luca Boga e gli auguriamo buon comitato. Grazie.